Salve a tutti, ben trovati anche oggi su CTS Notizie per questa edizione del nostro telegiornale che si apre ancora una volta con la cronaca. Allora ci spostiamo a Gela dove sono stati arrestati tre presunti affiliati a Cosa Nostra. Secondo gli inquirenti, tutto sarebbe legato all'inasprimento dei rapporti tra i componenti del clan, scongiurata di fatto quella che sarebbe stata una sanguinosa guerra di mafia. Sentiamo. Gela, terra rovente, tutto era pronto per l'ennesimo scontro armato tra le cosche mafiose del territorio. Con l'arresto di tre esponenti di Cosa Nostra locale, seguiti in nottata, la squadra mobile di Caltanissetta ha impettito l'esplosione di una faida interna alla famiglia Rinzivillo per conquistarne i ruoli di comando. L'accusa a vario titolo per i tre indagati è di associazione mafiosa, estorsione e traffico di droga. Gli arrestati sono Davide Pardo, 33 anni, Roberto Di Stefano, di 46, ex collaboratore di giustizia, e Niccolò Piero Cassara, di 47 anni. Le tensioni sarebbero state registrate tra l'ex reggente Roberto Di Stefano ed il nipote, diventato il nuovo reggente della stessa organizzazione criminale, Davide Pardo. Di Stefano nel 2013 aveva deciso di tagliare legami con la criminalità organizzata, un proposito che nel tempo venne meno, facendo venire a galla contrasti con Davide Pardo, che intanto avrebbe assunto il comando della famiglia mafiosa. Di Stefano, una volta rientrato a Gela, avrebbe preteso di riprendere in mano le redini del clan e di essere nominato nuovamente ai vertici. Accanto a lui sarebbe sempre stato Niccolò Piero Cassara, considerato la longa manus sul territorio, anche sul fronte delle estorsioni. I tre arrestati sono tutti di Gela, rispondono a vario titolo, come detto, di associazione mafiosa, estorsioni, detenzioni di armi e traffico di sostanze stupefacenti. Più in generale, l'organizzazione criminale, guidata ora dallo zio, ora dal nipote, trasportava, commerciava e cedeva stupefacenti, dall'hashish alla marijuana, dall'eroina alla cocaina, e non disdegnava le intimidazioni quanto riteneva di dover far sentire la propria presenza sul territorio. I colpi di pistola alle abitazioni non sarebbero mancati nemmeno quando diventò necessario imporre la riconquista del ruolo da capo della consorteria mafiosa. Nel corso dell'operazione della squadra mobile, le perquisizioni effettuate anche nelle abitazioni di altri soggetti hanno permesso di recuperare numerose munizioni 43 calibro 38 Parabellum e 50 dello stesso calibro a salve sul tetto di un condominio nel quartiere Macchitella di Gela, a conferma che il clan era ormai pronto a sparare. Sviluppi importanti nel caso
caso legato all'omicidio di Marco Falzone, il giovane di Porto Empedocle ucciso a coltellate la notte del 27 maggio. Il padre resta il primo indiziato, ma è stata trovata l'arma del delitto, un coltello da pesca. Il servizio. Emerge il tassello mancante, forse l'ultimo, del giallo consumato a Porto Empedocle nel quartiere Grandi Lavori la notte del 27 maggio scorso. La tragedia familiare di Casa Falzone, culminata con la morte per accoltellamento del giovane Marco Falzone, 22 anni, ucciso per mano del padre Pietrino Falzone. Adesso i carabinieri del nucleo operativo di Agrigento hanno trovato l'arma del delitto, il vero coltello entrato nel petto del giovane ragazzo. Pietrino Falzone aveva subito confessato agli inquirenti il delitto compiuto con queste parole: "Sì, ho ucciso io mio figlio, ma non volevo." E poi racconta di quel drammatico pensiero che balena nella sua mente prima di colpire il ragazzo. Pelle per pelle è meglio quella sua che quella mia. Pietrino Falzone, da una versione dettagliata di quella notte, racconta di aver colpito il figlio con il coltello dal manico bianco con cui stava consumando la cena. Ma dall'autopsia effettuata sul corpo del ragazzo si scopre che l'arma utilizzata non corrisponde a quella dichiarata. Pietrino Falzone, allora ascoltato dal pubblico ministero Alessandro Macaluso e dai carabinieri, avrebbe cambiato versione, spiegando che quella notte stava consumando la cena usando proprio il coltello che solitamente si portava dietro per la pesca. Il sospetto dei carabinieri è che uno tra il reo confesso, la moglie, la loro figlia e il nipote della coppia non dica la verità. Dopo il colpo inferto alla vittima, qualcuno avrebbe fatto sparire l'arma da taglio che ha ucciso il ragazzo. L'oggetto, un coltello utilizzato per la pesca con la lama appuntita e il manico in osso della lunghezza complessiva di 20 centimetri. L'arma del delitto, dopo il fatto, sarebbe stata nascosta all'interno di uno dei portaoggetti in terracotta riposto in un locale della casa teatro dell'omicidio. Oggetti ritrovati e sequestrati, come detto, dai carabinieri del nucleo operativo di Agrigento. Ascoltato nel corso del processo sulla trattativa Stato-mafia, il pentito Filippo Malvagna ha rivelato che Provenzano voleva avviare una collaborazione con i carabinieri e su Berlusconi ha spiegato: "Ci hanno detto che sarebbe stata la nostra salvezza." Questo, i fatti risalgono al 92-93. Ascoltiamo. Bernardo Provenzano voleva collaborare con i carabinieri. E quanto emerge dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Filippo Malvagna, ascoltato dai PM Roberto Tartaglia e Nino Di Matteo attraverso un collegamento in videoconferenza nel corso dell'udienza di ieri nell'ambito del processo sulla trattativa Stato-mafia? Malvagna, ex boss del clan catanese di Santa Paola, ha raccontato di un incontro avvenuto in un ristorante di Palermo con il carabiniere Cosimo Bonaccorso, che era sul libro paga sia di Cosa Nostra palermitana che di quella catanese, per consegnare loro un biglietto. Stando al racconto del pentito, Bonaccorso in quell'occasione avrebbe rivelato di un incontro
incontro in programma tra la moglie di Bernardo Provenzano, Saveria Benedetta Palazzolo, e un capitano dei carabinieri per sancire una collaborazione tra il boss latitante, poi arrestato nel 2006, e l'arma. Malvagna a quel punto ne parlò con Angelo Romano, che disse di volerne parlare con Giovanni Brusca. Anche Nitto Santapaola, capo mafia di Catania, sarebbe venuto a conoscenza del fatto. In passato anche il collaboratore Antonino Giuffre, braccio destro di Provenzano, aveva parlato proprio di una collaborazione tra il boss e i carabinieri, sempre attraverso la moglie del capo mafia Saveria Palazzolo. Sulla cosiddetta falange armata, poi, il collaboratore di giustizia ha raccontato come fosse stato l'allora capo di Cosa Nostra, Totò Riina, a imporre la firma della mafia sugli attentati del 92. Un ordine dato nel corso di un summit svoltosi a Enna alla fine del 91, quando Riina disse: bisogna prima fare la guerra per poi fare la pace. E sulla politica, Malvagna ha parlato del voto di Cosa Nostra, Forza Italia, suggerito dagli amici di Palermo. Dei vertici dell'organizzazione, infatti, era stato fatto sapere che il partito di Berlusconi sarebbe stata la loro salvezza, grazie all'attenuazione del carcere duro e allo smantellamento della legge sui collaboratori di giustizia. Piovono critiche su Rosario Crocetta sulle questioni che riguardano gli incendi divampati negli ultimi giorni in Sicilia e soprattutto sulla questione stipendi. Il presidente Crocetta risponde con una lettera aperta. Ne parleremo tra pochissimo, prima però ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi. Tradizione ed esperienza sono gli elementi principali dei maestri pasticceri del panificio Quartararo. Un'ampia scelta di dolci, biscotti e torte di vari gusti. Un vasto assortimento di pasticceria siciliana con ricotta, creme e panna. E a richiesta anche torte personalizzate. Il panificio Quartararo è particolarmente apprezzato per il gelato artigianale che potrete gustare in svariati gusti buoni e genuini, e per le torte i tronchetti e i semifreddi. Lasciatevi conquistare dalle nostre delizie, veniteci a trovare. Panificio Quartararo a Palermo, in Viale Regione Siciliana Sud-Est 2207. Nuova Cori Outlet. Dall'esperienza di Nuova Cori, ecco il nuovo showroom dedicato alle auto a basso costo. Veicoli di tutte le marche, con la garanzia e l'affidabilità di sempre. A Palermo, in Viale Regione Siciliana 474. Acquapark Monreale, l'oasi del divertimento. Benvenuti nel parco acquatico più bello della Sicilia. Acquapark Monreale è relax ed allegria. Goditi l'estate. Vieni all'acquapark. Troverai scivoli ed attrazioni per grandi e piccini, rilassanti piscine, una coinvolgente animazione e una gustosa area ristoro. Aperto tutto
tutti i giorni dal 1 giugno al 1 settembre. Acqua Park Monreale. Fai un tuffo nel blu. Il profumo della terra di Salemi. I sapori dei cibi della migliore tradizione siciliana. La freschezza dei prodotti utilizzati. L'attenzione per un amorevole servizio dedicato ai clienti. Sono gli ingredienti basilari del rapporto tra la nostra cucina e i nostri ospiti. Sapori antichi e gusti moderni. Ristorante Le Botteghe del Sindaco, a Salemi, in via Giovanni Amendola 187, telefono 0924 64 921. Eccoci in studio, ve l'abbiamo già annunciato prima della pubblicità. Il governatore Crocetta ha scritto una lettera aperta per difendersi dalle critiche che negli ultimi giorni gli sono piovute addosso sulla questione incendi e sugli stipendi regionali, non risparmiando accuse nemmeno troppo ballate. Sentiamo. La Sicilia è finita nella morsa degli incendi divampati negli ultimi giorni un po' dappertutto. Ad intervenire sulla questione è stato il presidente della regione Rosario Crocetta, che in una lettera aperta ha commentato la polemica sulla mancanza di mezzi aerei antincendio in Sicilia. L'anno scorso, ha spiegato il governatore, non ci sono stati incendi nei boschi. Il servizio era stato predisposto molto bene e in tempo. Allora basta avere degli elicotteri pronti, perché non accadono gli incendi, si chiede Crocetta. Così è la Sicilia dei misteri, degli incendi che qualche volta sono inesistenti e altre volte sono dappertutto. Naturalmente, continua, ci chiediamo dove fossero i forestali e la protezione civile, e su questo stiamo intervenendo. Crocetta accusa e lancia l'allarme, aprendo ad una riflessione. Nessuno si chiede perché scoppino questi incendi, se siano la normalità. Solo pochi casi sono spontanei, la maggior parte invece sono dolosi. Per il presidente della regione, i roghi dei boschi sono da assimilare agli attentati del racket, con dei riferimenti tutt'altro che velati a chi ha interesse ad appiccarli. Il governatore si è poi soffermato sulla questione stipendi dei regionali e dell'ARS, delle assicurazioni private nella sanità, delle forze dell'ordine, in una sorta di contrattacco globale. Naturalmente, scrive ironico, se questo sistema così non funziona è colpa del solito Crocetta, che si è messo in testa che vuole cambiare queste cose, che non vuole assolutamente che ancora oggi, quando si attacca la Sicilia, si parli di mafia, corruzione e sprechi. Naturalmente non bisogna pensare a queste cose, ma prima allo sviluppo.
solo che lo sviluppo è questo, e senza eliminare le storture del sistema, cercare un investitore che voglia investire il proprio denaro e chiedergli un atto di eroismo. Occorre comprendere che una politica di sviluppo è una politica di riscatto e normalizzazione del sistema. Abbiamo bisogno di dire tanti no ai tanti sì, ha concluso, perché se non cambiamo continuiamo a perpetrare una commedia di inganni che viene pagata solo dal popolo siciliano. Quasi tutto pronto per l'approvazione in giunta regionale della riforma sulla formazione professionale. L'assessore Nelly Scilabra ha incontrato ieri parti sindacali e capigruppo ARS, o meglio, chi di loro si è presentato per illustrare il servizio. Ascoltiamo. Prosegue a passo spedito l'iter legislativo legato alla nuova riforma della formazione professionale siciliana. L'assessore Nelly Scilabra ha incontrato ieri le parti sindacali e chi si è presentato tra i capi gruppo ARS per illustrare i contenuti di un testo definito rivoluzionario dal governatore Crocetta una settimana fa in sede di presentazione della bozza alla stampa. Abbiamo registrato un clima positivo e collaborativo attorno al nostro disegno, ha dichiarato all'uscita l'assessore alla formazione. La prossima settimana concluderemo il percorso con l'approvazione definitiva in giunta. Dritti per la strada che porta alla votazione in aula, dunque, senza deviazioni o soste. Ignorate le critiche mosse alla legge del segretario siciliano PD Fausto Raciti. La guerra fredda tra l'amministrazione Crocetta e quello che dovrebbe essere il primo partito della maggioranza va ormai avanti da quasi 2 anni, praticamente dal momento della proclamazione dell'ex parlamentare europeo e sindaco di Gela. In Parlamento il governo chiederà un'assunzione di responsabilità, come affermato ieri dalla Scilabra. Per riuscirci, però, i numeri andranno comunque cercati preventivamente. All'incontro con i gruppi parlamentari di ieri si è presentato solo il Movimento 5 Stelle, che la stessa Scilabra ha poi ringraziato per la disponibilità. Non vorrei, ha concluso l'assessore, che l'assenza degli altri gruppi sia un modo per sottrarsi al cambiamento. Risposte positive al testo sono giunte anche dai sindacati. La riforma presenta un tratto di fondo positivo e alcuni punti che devono essere meglio chiariti, scrivono in una nota congiunta il segretario generale della CGIL Sicilia, Michele Pagliaro, e il segretario della FLC Sicilia, Giusto Scozzaro. È apprezzabile, dicono, lo sforzo di una visione di insieme in un disegno che abbraccia e mette in sinergia formazione e territorio. Vanno meglio chiarite le questioni che riguardano il personale. Primi saldi mattoni, dunque, di una riforma pronta a sbarcare in aula. Stop alla sanatoria selvaggia in Sicilia. L'assessore all'ambiente Sgarlata ha revocato la circolare numero 2 emanata dall'ex assessore Lobello, che sulla base di un parere CGA di fatto estendeva la portata del condono edilizio del 2003. Per fermare la circolare erano scattate le contromosse dei parlamentari del Movimento 5 Stelle all'ARS, che avevano denunciato
denunciato la vicenda a tutti i livelli, arrivando a presentare un disegno di legge per disinnescarla. La revoca, afferma il presidente della quarta commissione all'Ars, il Grillino, Giampiero Trezzino, segna un atto fondamentale a difesa del territorio siciliano. La circolare di fatto estendeva l'ultimo condono edilizio agli immobili ricadenti in aree protette, paesaggistiche ed idrogeologiche. Si trattava di un atto abnorme sia sotto il profilo giuridico che ambientale, perché si poneva in modo diametralmente opposto a consolidata giurisprudenza e perché allargava pericolosamente la maglia della sanatoria. Cambiamo argomento. Sembrava una perquisizione in piena regola da parte di alcuni agenti della DIA introdottisi in un'abitazione a Memphis, nell'Agrigentino. In realtà non si trattava affatto di agenti che però non hanno sottratto nulla ai abitanti della casa del servizio. È la notte di martedì 24 giugno, siamo a Memphis, in pieno centro abitato, quando improvvisamente nella dimora di una famiglia del luogo si presentano sei uomini. Bussano alla porta e chiedono di aprire, si qualificano come agenti della direzione investigativa antimafia. Indossano tutti il tradizionale abbigliamento in dotazione ai reparti speciali delle forze di polizia, in particolare hanno addosso la casacca della DIA e il volto coperto da mefisto nero, il tipico passamontagna in dotazione agli agenti. Sembrano agenti delle sezioni catturandi, quelli che abbiamo visto in televisione tante volte al termine